Ciao, oggi ti presento un bellissimo classico poliziesco noir dal titolo La polizia bussa alla porta del 1955. La regia è di Joseph H. Lewis con Richard Conte, Gene Wallace e Corner Wilde, che interpreta un tenente della polizia. Praticamente un tenente della polizia va in cerca di un brutale mafioso che è interpretato da Richard Conte, che vediamo qua nella foto. Da notare che qui vediamo anche un giovane Lee Van Cleef, che lo ricordiamo soprattutto tutti noi negli anni 80, che era protagonista nel famoso film di John Carpenter, 1999, da New York, e soprattutto una serie televisiva che fece negli anni 80 di arti marziali, che lui era un ninja. Che purtroppo io non vedo più in TV. Praticamente adesso ci sono tante belle serie che non fanno più in televisione, purtroppo. Per me la televisione era bella soltanto negli anni 70 e 80. Guardiamo alcuni aneddoti che ci sono scritti sulla videocassetta. Allora, insieme alla sanguinaria che ho caricato qualche settimana fa, che è questo, praticamente è il miglior film di Joseph Lewis, il noir più violento prodotto da Hollywood, con riferimenti esasperati alla omosessualità e ai rapporti sadomasochisti, un thriller memorabile che fece scalpore per le sue numerose sequenze di tortura. Ok, come al solito sotto c'è il link per vedere il film e buona visione.